canzone che faceva. Tutto mio, che bello! Testa di caso ci ha dato il via, testa di caso è lui, non è un'offesa. E qui a Radio Sages siamo sempre alla giornata delle idee di Mantova. Sono molto stanco perché questo vento mi ha debilitato e siamo alla 28esima intervista, quindi inizio a perdere un po' di colpi. Se mi incespicherò, ditemelo. Allora, caro testa di caso, questo è il primo... Ah, scusa, mi devo stringere, ok, mi stringo, no, ci siamo. Questa è la prima band, anzi un duo poi, che incontriamo oggi, perché abbiamo avuto diversi artisti e non solo, però questa è la prima, diciamo, siete i primi ospiti che mi parlano di musica. Mi parlano di musica, partiamo da te, Baldo Giovane, sì. Come ti chiami? Io mi chiamo Simone. Simone, raccontami un po', cosa, io vi ho beccato che facevate cover. Tanto esatto. Una voce particolare tua. Ah, ti ringrazio. Te l'hanno detto. Particolare che non vuol dire bella, però... No, scherzo. Può essere anche brutta, in effetti, però particolare. Una bella voce, una bella, come direbbero quelli da X Factor, quelli che fanno tutte le cose. No, e grazie. No, scherzo a parte, quindi mi ha colpito anche questa cosa di tutto. E mi sono avvicinato, mi stavate raccontando che avevi fatto solo cover, ma sì. Siete molto giovani comunque. Sì, noi siamo entrambi nel 96. Quindi abbiamo 20 anni. Quindi quando Baggio 21. Sbagliava il rigore ai mondiali, loro non c'erano neanche proprio, no. Neanche lontanamente. Bella questa cosa, mi sento giovanissimo. Allora, fate cover, ma di che genere? Perché visto che avete spaziato molto. È vero, infatti noi ci chiamiamo Simone Delena Piano Bar. Infatti facciamo un repertorio proprio vastissimo da piano bar per i locali di qualsiasi tipo. Quindi dalle cover italiane, straniere... Sì. Anche spagnole, napoletane, qualsiasi tipo. Sì, sì. E giochiamo a fare un duetto, quindi, sì. Attraverso le armonie. Cerchiamo sempre di utilizzare le doppie voci con armonie di qua e di là, insomma. È bella questa cosa. Okay. E voi come pezzi vostri però non ne avete al momento? No, pezzi nostri no, però entrambi abbiamo prodotto dei singoli, diciamo, che non c'entrano con questo progetto nostro, sì. Per cui facciamo cover... nei locali. E il mio inedito si chiama Equilibrio Instabile e il suo Vere Bugie, che trovate entrambi su YouTube. Perfetto. Sono già su YouTube. Adesso magari. Ecco, e dal punto di vista dei contatti, mi stavi dicendo che avete o non avete una pagina Facebook? Sì, ce l'abbiamo. Okay, sì, sì, ho perso quel passaggio, che è sempre come dicevi prima, no? Simone Delena Piano Bar. Ok, perfetto. Non lo ripeto perché uno, l'Alzheimer, se me l'hai detto, me lo sono dimenticato. Due, perché così magari se anche qualcun altro di là l'Alzheimer, esatto. Ci aspetta che me lo scrivi. Ah, una cosa importante, esatto. Simone and con la E inglese, non è E. Ah, ok. Sì, perché è troppo facile in italiano, esatto. Ma perché farlo facile? Che suona figo, così. And la prossima volta. Senti, mentre passiamo allora alla palla, certo. Alla Balda Giovane, raccontami un po', chi sei? Cosa allora, fai? Io sono Elena. Sono nata a Napoli, quindi sì. È per quello che ha detto che facciamo anche pezzi napoletani, perché sì. Riesco a cantare. Allora, sono a Mantova da 10 anni. Perfetto. Adesso ho iniziato l'università, sì. Quindi ho iniziato il liceo a Mantova. Ok. Niente, avevo questa passione del canto, poi ad un concorso di canto io e lui ci siamo incontrati. Bene. Tra una cosa e l'altra abbiamo deciso di iniziare il piano bar. Quanto... e chiamarci Simone Dena. Quanto tempo fa vi siete incontrati? Allora, ci siamo incontrati un anno fa, esattamente il 17 luglio, era un concorso. C'è comunque. Gente che non si ricorda gli anniversari. 16-17. E quindi adesso siamo qui col nostro piano bar. Solitamente tutti i venerdì siamo in un locale qui a Mantova. Bene. Porto Mantovano, e facciamo anche karaoke. Quindi oltre che a cantare noi, facciamo cantare anche la gente. Tanta roba, insomma, lei, da questo punto di vista. Anche, esatto, quindi spaziamo davvero tanto tra Rovazzi per i bambini, che ragazzini, che sì. Solitamente va, a anche cose più come Mina Celentano per... Beh, insomma, veramente spaziato un casino. Sì, tanto sì. Tanto prima sentivo anche dei pezzi inglesi, cioè veramente... Sì, poi abbiamo un genere anche un po' acustico. Certo. Sempre durante una cena per relax, esatto, durante la cena. Questo è un po' il passato, presente, e come futuro cosa pensate di fare? Come futuro speriamo di andare avanti così, perché nonostante siamo nati da poco come sì, piano bar, certo. Non è andata male, quindi ovviamente speriamo anche di aumentare le nostre date anche fuori Mantova. Che eh sì, adesso diciamo che per... vi facciamo conoscere anche al pubblico, vastissimo pubblico di Radio Sai, cosa ridi?
Vastizio pubblico di Radio Saiu, ci ricordo che non siamo solo in diretta, ma siamo anche, andrete anche sul podcast, quindi sia su Facebook, che potete già condividere, sia su tutti i vari canali YouTube. Bene. Tira, mi guardano storto, forse ho detto qualcosa di sbagliato, forse perché al torcicollo, non lo so, e mi sono perso. Quindi podcast ci condivideremo, siamo sicuramente. Radiosize.it, siamo dappertutto. Bene. Volendo noi mettervi, proviamo, vedremo anche di seguirvi, quindi grazie, grazie. Ci appunteremo Simone, faremo e anche Elena, noi piano bar, e così vediamo un pochino di vedere i rispettivi lavori. Grazie. Vedere anche dove andrete a parare, che fine farete, se arriverete a dei livelli pazzeschi. E poi magari se fate i pezzi vostri, fatecelo sapere, che noi siamo ben lieti di potervi, certo, trasmettere, perché sì, insomma cerchiamo di dare, no, spazio e voce a tutti, soprattutto gli artisti musicali. Sei Uzzolo, l'ho tenuto in disparte, sai, Uzzolo, che sei fuori dalla camera, non ti vede nessuno, e lui sparisce. Va bene, allora, per concludere, Irina, io direi che possiamo fare una foto, la solita foto di collo, so che ti tedio. Tanto salutiamo, ora che si è calata un attimo la musica, sì, la Zanzara qui a Mantova, lungo lago, che comunque ci sta ospitando, ci dà anche una bellissima location. Un bellissimo panorama. Bellissimo panorama, dopo ci butteremo testa di caso in attimo, perché bisogna ogni tanto, è come il battesimo. E, perché mi guarda storto? Intanto mi guarda storto. E quindi facciamo una fotografia, certo, foto ricordo, appoggiamo i microfoni, prego.